Ecco qua, eccoci arrivati, dicevo, la prima Zoom di una serie di Zoom che abbiamo pensato di fare per tutti coloro che appartengono alla nostra community. Come vedete, non abbiamo, tra virgolette, sbandierato il link sui social proprio perché vogliamo creare una sorta di esclusività per i nostri, diciamo, per le persone che ci seguono più spesso e anche perché, ripeto, non saranno Zoom, di poco valore, saranno Zoom di enorme valore con una non solo di formazione, ma proprio di contenuti. Quindi non vogliamo darle a chi non dimostra di volerle. Quindi questo è l'intento di questa, diciamo, questa cerchia ristretta. Questa prima Zoom in realtà nasce da un sondaggio che è stato fatto all'interno appunto della community Imprendifree, che metteva insieme diversi argomenti che trattiamo ogni giorno con i nostri clienti, dalla gestione del tempo al marketing, alla comunicazione efficace, e anche alla gestione del personale, ricerca, gestione, sviluppo dei team di lavoro. E come sempre accade, il grande cruccio degli imprenditori è anche un po' quello di relazionarsi alle persone che fanno parte dell'azienda o anche trovare le persone più idonee a ricoprire dei ruoli aziendali che possono essere veramente fondamentali per l'imprenditore che in questo modo può vivere il proprio ruolo come è giusto che sia, quindi nel migliore dei modi. Questa call, come vedete, viene registrata, la metteremo all'interno del gruppo dopo, ma, e questo lo dico diciamo, a vantaggio di chi la vedrà dopo, questa call verrà messa nel gruppo perché è la prima, perché è una call anche di approccio iniziale, ma non credo che le metteremo sempre, semplicemente perché gli imprenditori devono responsabilizzarsi e imparare anche a gestire le priorità. Noi lo insegniamo ai nostri clienti, gestione del tempo, gestione delle priorità. Non dare priorità a una call del genere significa non avere piena consapevolezza di quali siano le priorità in azienda. Quindi, sapere che, ok, tanto me la danno perché è registrata, deve diventare una cosa, che non esiste, insomma. Quindi l'imprenditore deve imparare a gestire il proprio tempo e intercettare quali siano le sue priorità ed essere presente alle nostre live che altrove, come ho detto, anche in alcune comunicazioni si pagano anche tanto. Quindi noi non chiediamo soldi per queste call, ma chiediamo consapevolezza, chiediamo partecipazione e chiediamo maturità imprenditoriale. Ecco, tutto qui. Io passo la parola a Nicolò e poi ripeto, se avete domande, se avete voglia di intervenire, potete farlo o attraverso la chat, quindi scrivendo qualche domanda in chat, facendo le vostre osservazioni in chat, oppure aprendo il microfono e alla fine della call facendo tutte le domande che avete voglia di fare. Chi per questa volta non partecipa live alla call e vuole fare qualsiasi tipo di domanda in privato, lo può fare questa volta. Ci potete scrivere al solito numero 350, che è anche lo stesso numero con il quale vi abbiamo inserito nel gruppo e farci delle domande relative a questa call. Per questa volta diamo l'opportunità, vero Yes, buon pomeriggio a tutti, grazie a coloro che hanno scelto di intanto intervenire puntuali alla Zoom, grazie mille, noi abbiamo volutamente usato questo strumento che è più interattivo e responsabilizza di più perché vedere una diretta è una cosa, partecipare, mettersi seduti e partecipare a una Zoom è un'altra. Tu mi vedi bene, Paola? Perché, ok, perfetto. Oggi abbiamo avuto diversi problemi di connessione, quindi speriamo che la connessione sia clemente. Allora, vabbè, ha detto tutto Paola. In questa prima, come anticipazione, in questa prima call abbiamo voluto inserire appunto l'argomento che è stato suggerito dalla community, ha avuto parecchi voti. Questo argomento, quindi lo abbiamo inserito fra. Se l'è giocata fino all'ultimo con un altro argomento, magari ne faremo un altro sempre con questo argomento, perché diciamo che ha vinto per pochi voti, però insomma, noi democraticamente abbiamo scelto quello che ha preso più voti, la maggioranza. Allora, questo qua è un argomento, il team building, chiamiamolo così, la gestione dei team, la gestione delle risorse, del personale, è un argomento parecchio spinoso e che ci si presenta nel 100% dei casi quando entriamo nelle aziende. E se,
Parliamo di aziende con 3-5 dipendenti, ma anche in aziende con 250 dipendenti. Noi abbiamo iniziato una collaborazione con un'azienda che ha 250 dipendenti, quindi un'azienda multimilionaria che ha gli stessi, identici, medesimi problemi delle aziende che hanno 4-5 dipendenti. Questo non fa altro che avvalorare le tesi che noi sosteniamo, cioè che le aziende sono fatte di persone e che non conta il numero di persone, il numero di zeri che c'è sulla dichiarazione dei redditi, un pochettino conta per chi ce l'ha, però non conta a questi fini perché comunque le aziende sono fatte sempre di persone e la differenza la fai laddove, ok, sai gestire al meglio le persone. E vi assicuro che, ma non vi sto dicendo nessuna verità sconvolgente, lo sapete anche voi, c'è gente che con 200-300 dipendenti ha gli stessi medesimi identici problemi personali nella gestione di persone che ne hanno 4, ne hanno 5. Fa ridere sta cosa, no? Se ci pensi, però è così, assolutamente è così. Questo, cioè, da una parte ho detto è assurda sta cosa, dall'altra, ripeto, avvalora la tesi di cui sopra, insomma, di cui vi sto parlando, vi stiamo parlando. Quindi, oggi abbiamo strizzato, diciamo così, le cose principali, okay, di questo argomento e in un'oretta più o meno cercheremo di darvi quanti più spunti possibili, sempre puntando alla praticità, alla pragmaticità. Il secondo punto lo farò fare a Paola perché è colei che cura di più in questo caso questo aspetto degli altri. E gli altri me ne parlerò io. Allora, partiamo dall'inizio. Ho scritto team building le cinque chiavi. Partiamo dalla prima chiave, innanzitutto. Andiamo dentro in maniera pratica. Allora, concreta. Non importa, ribadisco, la vostra situazione, non importa particolarmente la vostra situazione, che abbiate un dipendente o siate ancora soli e vogliate prendere il primo collaboratore, dipendente, collaboratore, non ci interessa il tipo di accordo che farete, una partita IVA che vi fate la fattura piuttosto che un dipendente, non ci interessa che ne abbiate 6, 7 e vogliate ampliare o semplicemente migliorare, non importa la vostra situazione. Ovviamente in questa Zoom parliamo di team building, quindi ha senso ascoltarla e mettere in pratica se volete ampliare, far crescere o far diventare un'azienda, la vostra azienda. Un gruppo di persone che macina, okay, che macina risultati, fatturato e nel frattempo migliora la vostra vita e la loro. Allora, partiamo dalla base. Crea la base, ho scritto. Che cosa significa? Quando io sono partito, come faccio sempre, sono partito dagli errori che noi troviamo all'interno delle aziende, ok? Quindi gli errori ci hanno favorito, okay, gli argomenti. Quando entriamo nelle aziende, anche quelle che vanno bene, ragazzi, difficilmente troviamo noi aziende che sono in panico, che stanno per fallire o che non facciamo noi SOS azienda. Assolutamente no. Roberta non riesce ad sentire nessuno, va bene, dire un'altra cosa. Ok, noi lavoriamo con la maggior parte delle aziende con cui lavoriamo sono aziende sane, ok, che fatturano bene, che anche sono, che sono cresciute. Quindi stiamo parlando anche delle aziende che vanno bene, ok, delle aziende che fatturano e vanno bene. Abbiamo trovato le stesse tipologie di errori, ma perché molto spesso l'imprenditore non ci fa caso oppure lascia andare perché tutto ciò che cade a pioggia da una cattiva gestione di questo va a finire qui sopra, in questo punto dove poi la cervicale si infiamma e mi porta il mal di testa, ok? Cioè, questo significa che si carica tutto l'imprenditore sulle spalle e quindi finché l'imprenditore ha le spalle abbastanza grandi per sostenere tutto il peso dato dalla cattiva gestione del team, dalla cattiva gestione delle persone, ok, va a finire sulle proprie spalle, quindi va avanti, tira avanti, tira avanti, tira avanti, va avanti, fino a che magari un giorno scoppia in qualche modo, purtroppo, e succede l'inevitabile. Quindi, questi sono gli errori. Il primo errore è proprio questo, cioè abbiamo un bel team, ok, lavoriamo, siamo cresciuti, però io continuamente
Corro dietro alle urgenze, rispondo a tutti i messaggi, mi scrivono fino alle 11 di sera, non mi posso allontanare mezz'ora che succede un casino, gli ripeto le cose 1.000 volte, devo sempre ripeterle, nonostante io le ripeta, continuano a fare le stesse cazzate, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi È il primo errore. E quindi, ipotizzando un nuovo ingresso o voler ripartire con il proprio team per migliorare le cose, la prima importante cosa è creare la base che è fatta di tre elementi. Aspetta, perché io non so questo. Allora, adesso io non mi devo fare attento a non impicciarmi. Allora, uno, valori. No, questo lo devo togliere, dai, non ce la faccio. Ok, valori, procedure. Adesso poi vi spiego, ovviamente. E mansionare. Ruoli mansionati, diciamo. Ok, mansionare ruoli. Allora, magari se riesce a mettere vista, ma forse lo posso fare io, vista speaker, oratore, ecco, in questo modo credo che possano singolarmente vedere ognuno deve selezionare vista oratore per meglio. vedere lo schermo intero di chi parla, Ok, quindi io ho messo vista potete oratore farlo adesso. tutto, tutti. Se mettete Sì, vista oratore vi se si lo fai tu apre come l'icona. L'ho amministratore credo che lo vedano tutti, fatto io no? ce l'ho, ma non Ah, l'ho fatto. ok, va bene. Vista oratore in alto a destra, vista oratore, Oratore. riuscite a vederlo meglio. Ok, quindi stavo dicendo, che cosa succede? Quando vuoi che il team vada bene, se vuoi che il team vada meglio, che le persone, ok, crescano all'interno della tua azienda, abbiano le idee chiare su che cosa stai dicendo, abbiano dicendo e facendo e su che cosa vuoi fare, ok? Non si creano equivoci e tutto il resto e via e andando, ok? La prima cosa è questa, la mappa valoriale, io la chiamo così. Che cos'è la mappa valoriale? Beh, diciamo così, è l'identità, ok? Della tua azienda, della tua storia aziendale e ciò che tu vuoi venga visto, portato all'esterno. Ok? Identità. Io di solito faccio scrivere almeno 5 valori. La prima cosa che faccio quando inizio a lavorare con le aziende, che vogliono, ripeto, migliorare, aumentare, crescere il loro team, eccetera, eccetera, dico: ma tu la mappa valoriale ce l'hai? Quali sono i tuoi 5 valori? Li hai scritti? 99%, virgola 99, no. Okay, magari ce l'hanno nella testa, ovviamente, un imprenditore che è nella propria azienda da 30 anni, 25 anni, 30 anni, è ovvio, ok, che lo sa quali sono i valori, okay, fondanti della sua azienda. I valori rappresentano la storia, rappresentano il messaggio che vuole portare l'azienda, rappresentano il cambiamento che vuole portare l'azienda, rappresentano i valori identificativi dell'azienda, i valori differenzianti dell'azienda. Perché la mia azienda è unica? Perché la mia azienda è un esempio da seguire. Che cosa voglio portare al mondo? Che cosa, per cosa voglio che venga riconosciuta e ricordata la mia azienda? Quali sono i valori distintivi della mia azienda? Valori fondanti e non solo. A cosa tengo principalmente? Ok? I valori umani sono quelle condizioni che magari guidano le nostre decisioni, no? Il mio valore principale è la libertà, oppure la famiglia, oppure l'onestà, oppure per quanto riguarda i soldi, scusate, per quanto riguarda l'area lavorativa, può essere il riconoscimento sociale, può essere la carriera, può essere il prestigio, può essere il riconoscimento, no? Questi possono essere i nostri valori personali. Quali possono essere i valori aziendali? Magari l'attenzione verso il cliente, l'innovazione, l'ecologia, la dignità umana, il rispetto delle regole, la puntualità. Dovete trovare i vostri 4-5 valori e non solo scrivere il rispetto delle regole, deve diventare una cronistoria, cioè dovete scrivere in 4-5 righe
5, 6, 7 righe, 8 righe, quanto quello che vi pare, che cosa rappresenta quel valore? Perché, ok, l'attenzione al cliente è un vostro valore fondante, ok? E quella è la vostra carta d'identità aziendale, che si intreccia ovviamente con i vostri valori personali, naturalmente, ok? Perché l'azienda siete voi, specialmente se l'avete fondata voi. Perché è fondamentale, ragazzi, questo? Perché potete mai prendere a lavorare una persona che, per quanto sia brava nelle hard skills, cioè un bravo programmatore, un bravo cameriere, un bravo saldatore, un bravo personal trainer, qualunque cosa, che però non sposa la propria mappa valoriale, o può anche decidere di sposarla, ma se non la conosce, come fai? Ok, inutile che voi iniziate di colloquio e vi dite: ah, qui da noi si lavora 50 anni in un certo modo. Non vuol dire nulla questo. Non vuol dire nulla, dovete scriverla nera su bianco. È una delle prime cose che vi fate vedere quando sta iniziando a lavorare con voi. È questa, imparata dalla memoria. Questa è la nostra Bibbia. Questo è il nostro credo all'interno della nostra azienda. È una persona si adegua. Ok? Poi ruoli, procedure e mansionario. Una volta che le persone iniziano a lavorare, ok? È fondamentale. Quantomeno, questa è la mia, diciamo, rappresenta una delle nostre filosofie. Non è religione nel senso assolutistica, ma è la nostra filosofia. Io amo, verticalizzare i ruoli. Che cosa significa? Credo molto nella specializzazione. Dal mio punto di vista, tanto per farvi un esempio pratico, stupido, magari banale, però ve lo dico, io preferisco, due part-time che fanno ognuna due cose, mi spiego, perché magari in 4 ore al giorno riescono a farle, piuttosto che un full time factotum. Perché un tutto fare non farà niente, o lo fa, ma tutto così. Non si può passare, a parte qualche periodo di estrema esigenza o d'emergenza, parliamo di personale che rimane con voi per lungo tempo e che si stabilizza, ok? In linea teorica, certo, ma non solo teorica. Quando possibile, cercate il più possibile di verticalizzare i ruoli. Ok? Verticalizzare i ruoli, cioè dare la possibilità alla persona di apprendere, imparare, migliorare, ottimizzare, diventare eccellente in uno o più ruoli che siano assolutamente congruenti, naturalmente. Ok? Possono essere anche due ruoli, ma che siano molto vicini, molto congruenti. È fondamentale questa cosa, proprio per la specializzazione, per la specialità. E questo ha a che fare, se può aprire una parentesi di un'ora, ok? Adesso non abbiamo modo, ma questo si aprono tante anche, tante sfaccettature che sono legate all'autostima, all'autoefficacia. L'autoefficacia è la capacità di sentirsi in grado di fare qualcosa che non ha niente a che fare con l'autostima, che invece è credere in se stessi, ok? Ed è una cosa, una dote con la quale si nasce. L'autoefficacia si acquisisce, un muscolo che si fa crescere man mano che io divento sempre più bravo a fare una cosa e dico: cavolo, sono proprio bravo a fare questa cosa. Questo è autorigenerante, si dice, no? Cioè, più mi sento bravo, più divento bravo, più ci credo e più continuo a impegnarmi e tutto il resto. Quindi, una volta che ho creato questo, devo creare, perché questo? Perché nelle procedure che faccio fare io, procedure mansionarie, che sono due cose vicine, ok? Le procedure riguardano ogni ruolo, ogni cosa che accade all'interno dell'azienda di ogni tipo. Il mansionario riguarda ruoli specifici, ok? Quindi il ruolo del cameriere è un mansionario, il ruolo dell'aiuto cuoco è un mansionario, il ruolo del cuoco è un mansionario, il ruolo del barista è un mansionario, il ruolo del fornitore è un mansionario, il ruolo del programmatore è un mansionario, il ruolo del social media manager è un mansionario, e via così, ok? Ognuno nel mansionario ha il suo mansionario, nelle procedure ha il suo mansionario, ok? E che va dal
Quando arriva in azienda la mattina, a quando finisce il suo turno, a cosa deve mettere, come si deve vestire, che atteggiamento deve avere, che tipo di comunicazione, in base al ruolo naturalmente, ragazzi, ok? E quanto è più capillare, meglio è. E se volete che una cosa venga fatta in maniera eccellente, dovete dare la possibilità alle persone, appunto, di verticalizzare, cioè di concentrarsi il più possibile su quel ruolo. Ecco perché io sposo la filosofia, della verticalizzazione. Quanto più possibile, ok? Naturalmente. Ok. Questo per quanto riguarda la base, ragazzi. La base qui non dovreste uscire da questa prima chiave, ok? A cercare persone se non avete messo in regola sta roba qua. Quando noi ci contattano per il nostro protocollo RSI, che è la ricerca e selezione del personale, prima di farlo, ok, o mentre lo facciamo, di solito Paola adesso vi parlerà un pochettino di questo, mentre prepara tutto per fare questo, però io faccio fare questo, perché una nuova risorsa, come dico sempre io, nel calco, no? La mettiamo nel pongo che è fresco, gli mettiamo il calco e la facciamo diventare della forma che vogliamo noi. Se lasciamo che si secchi il calco, finisce che dopo per cambiarlo si rompe. Ok, ora passiamo alla chiave numero 2, protocollo di selezione. Ve lo faccio fare da Paola. Io faccio il balletto, scrivo le tre cose. Peraltro qui, senza far nomi per questioni di privacy, ma c'è una persona che non solo ha attestato già il protocollo, ma ne ha attestato anche la velocità, perché quando c'è all'interno di un annuncio di lavoro, quando ci sono una serie di elementi che tanto spesso, se non sempre, vengono trascurati, poi si finisce o per non trovare personale o per trovare personale inadeguato. Il protocollo RSI, ragazzi, che è questo protocollo di ricerca, selezione e inserimento del personale, come vedete, quindi è un cerchio che si chiude, ricerchiamo, selezioniamo e inseriamo, a fronte anche e soprattutto di quello che ha detto Nicolò prima, è un protocollo che noi abbiamo, diciamo, introdotto un po' di tempo fa, un annetto fa, un annetto e mezzo fa, perché ci siamo resi conto che quello del personale è il comune denominatore dei problemi dell'imprenditore, della sfida, delle sfide quotidiane dell'imprenditore. E quello a cui veramente non si presta attenzione nel modo giusto è proprio la comunicazione che è alla base della ricerca e dell'inserimento di nuovo personale. Ora ditemi, quanti annunci vedete affissi davanti alle attività commerciali? Pubblicati sui social network, a volte radiofonici o a volte sui volantini dove c'è scritto semplicemente cercasi personale, oppure cercasi addetto alle vendite, oppure cercasi operaio per. Ce ne sono tanti. Ma allora, se ce ne sono così tanti, perché le persone non riescono a trovare lavoro? Perché in realtà scrivere una cosa del genere è assolutamente inutile, ve lo dico. Oltre che deleterio per due aspetti che per l'imprenditore, per due risorse che per l'imprenditore sono fondamentali. Una, il tempo. Perché un imprenditore che fa un annuncio del genere si autocondanna alla perdita di tempo, perché gli arriveranno una marea di magari curriculum, una marea di proposte e passerà il suo tempo a valutare proposte che non sono idonee a quello che è il ruolo che la persona deve occupare oppure a quella che era l'esigenza reale dell'imprenditore. Quindi la prima risorsa fondamentale la va a buttare. Secondo aspetto che l'imprenditore praticamente va ad autosabotare è il valore percepito della propria azienda. Ora ditemi, che valore voi date a un'azienda che fa una ricerca di personale scrivendo semplicemente cercasi collaboratori? Ad una che invece impiega del tempo a costruire un messaggio, una comunicazione adeguata per la ricerca del personale. Ne facevo menzione proprio poco prima di questa Zoom con una persona che ha usufruito della consulenza di analisi strategica gratuita che noi mettiamo a disposizione per tutti quelli che sono all'interno del gruppo Imprendifree. E mi rappresentava proprio questa difficoltà, dice perché io dovrei fare un annuncio in questo modo? Perché attraverso questo tipo di annuncio non solo vai a calamitare, diciamo così, solo persone veramente in target con quello che è la tua esigenza, ma accresci anche il valore della tua azienda, perché i tuoi clienti, quindi persone che non sono interessate all'annuncio di lavoro, ok? Che però leggono quell'annuncio, daranno un peso alla tua azienda totalmente diverso rispetto a un annuncio scritto male.
Siete d'accordo con me su questa cosa? Avete questa percezione quando leggete qualunque forma di comunicazione su magari sui social o su annunci vari, subito.it, potrei nominare 3.000 piattaforme, ok? Spesso è proprio l'imprenditore a sporcare la propria azienda, a gettare secchiate d'inchiostro sull'azienda attraverso comunicazioni sbagliate. Quello che noi andiamo a fare col protocollo RSI è lavorare a monte. Chiaro che prima c'è l'analisi che ha detto Nicolò, quindi prima andiamo a creare con l'imprenditore quello che è proprio l'ologramma dell'impiegato, del collaboratore, del dipendente perfetto per quel ruolo da ricoprire. Dopodiché, attraverso delle tecniche particolari che un po' attingono nella comunicazione efficace, un po' nella PNL, un po' nella psicologia, andiamo attraverso delle competenze di copy, perché è quello che fa tutto, e andiamo a creare l'annuncio di lavoro che funge proprio da calamita per le persone che sono interessate a quella posizione lavorativa, ok? Ovviamente poi noi ci prendiamo in carico anche di fare la prima parte di selezione, quindi certo non decidiamo noi chi è la persona che deve entrare a lavorare con l'imprenditore, ma sicuramente facciamo risparmiare all'imprenditore tanto tempo. E questa cosa, se non viene fatta con noi, dovrebbe essere fatta dall'imprenditore stesso. Quindi invece che raccogliere curriculum così a vanvera, dovrebbe creare sicuramente una comunicazione finalizzata ad attirare le persone giuste. Poi, prima di farle andare per questi famosi colloqui, dovrebbe cercare di capire in qualche modo, e quindi fare un'ulteriore scrematura, le persone che ha di fronte, se non solo abbiano le competenze richieste per quel ruolo, perché questo è chiaro e fondamentale, ma oltre alle competenze, ragazzi, come diceva Nicolò, ci devono essere le soft skills, ci deve essere la condivisione di valori, ci deve essere lo stesso approccio al lavoro, alla vita, alle relazioni, perché non potrete mai lavorare in maniera fluida, in maniera diciamo serena con delle persone che sono distanti anni luce dal vostro modo di pensare. Ok? Anche perché ai dipendenti noi affidiamo, ai nostri collaboratori, affidiamo immagine e sorti dei nostri business. Quindi sono veramente la parte più importante delle nostre attività. Quindi ecco che noi andiamo a fare questa prima parte, che sicuramente si concentra sulla percezione del valore, quindi sull'invertire la psicologia del candidato che invece di diventare un elemento, come dire, importante per l'imprenditore, perché quante volte quelli che si candidano arrivano a presentare il curriculum dicendo ha bisogno di me, questo cerca personale, ora mi prende. Non è così. Il candidato deve pensare che venire a lavorare da voi, qualunque sia la vostra attività, sia una grandissima opportunità. Questo è il modo giusto per iniziare un rapporto di collaborazione. Ovviamente poi nei fatti dovete dimostrare, ma questo voglio dire, l'avevo dato per scontato, nel senso penso di parlare a tutte persone per bene, quindi dobbiamo poi dimostrare nei fatti che effettivamente quello che diciamo, quello che promettiamo lo manteniamo, quindi mantenere etica, mantenere insomma, le giuste promesse e dare il giusto. Quindi bisogna però invertire la psicologia. Non sono io ad aver bisogno di te, sia chiaro, perché come te posso trovarne tanti, ma sei tu a dover ringraziare di essere capitato da me, perché da me trovi una serie di cose che altrove non trovi, ok? Poi, una volta che ci si trova di fronte alla persona, o alle persone, perché noi magari spesso capita di dover fare delle selezioni di più personale per la stessa azienda. Che cosa accade a volte? Che magari si candidano per dei ruoli e noi, dallo studio della persona, ci rendiamo conto che invece sono adatti per altri ruoli. Poi magari Nicolò ci farà una zoom a parte su quella che noi chiamiamo la distinzione, non tra buoni e cattivi, sia chiaro, ma tra leader e gregari. Che non c'è nulla di male né nell'essere leader né nell'essere gregario, ma sono delle attitudini personali che appartengono in maniera innata alle persone. Una persona nasce leader, è difficile che ci diventi perché dentro ha la scintilla del leader. Se
Se non c'è quella, vuol dire che è un gregario, il che non vuol dire che sia peggio del leader, perché magari un buon gregario, cioè un buon esecutore, è la chiave di volta di un business, perché è quella persona che ti segue, che accetta le tue direttive, che ti dà il suo contributo in maniera serena, tranquilla e ti fa stare sereno che qualunque cosa tu gli abbia detto di fare, lui la fa. Il leader, magari messo al posto di un gregario, è lo scatafascio perché gli dici di fare una cosa, ci avrà sempre da ridire, ci avrà sempre da dire la sua, non sarà mai un esecutore, ma sarà sempre qualcuno che vuole metterci bocca. Non è nel ruolo giusto. Deve stare magari in un ruolo dove può prendere iniziative, dove deve prendere iniziative, dove co deve contribuire non solo materialmente, ma anche di testa allo sviluppo di un settore. Quindi dovete innanzitutto imparare a distinguere le persone. Non siamo, meno male, tutti uguali. Una volta individuata la personalità, bisogna assegnare il ruolo. Ma l'assegnazione dei ruoli a una persona può avvenire solamente se i ruoli sono ben chiari anche nella testa dell'imprenditore. Qualche giorno fa ci è capitato di parlare del nostro protocollo a un imprenditore che ci ha rappresentato diciamo, quello che per lui poteva essere un dipendente ideale. Ci siamo resi conto che questa persona aveva, come dire, mischiato una serie di cose che in realtà, come diceva Nicolò prima, nell'ottica della verticalizzazione, dovevano essere distinte, non potevano essere cumulate nella stessa persona. Quindi, prima ancora di cercare, abbiamo corretto il tiro con l'imprenditore, cioè gli abbiamo fatto capire che non può esistere una persona che faccia A e faccia B se A e B sono due cose completamente diverse. Quindi, intanto, l'imprenditore deve avere ben chiara un'esatta cognizione del proprio business, individuare quali sono quei ruoli che non possono essere mischiati ad altri, da lì procedere alla costruzione, io lo chiamo dell'ologramma perché lo dovete proprio vedere, voi lo dovete vedere anche visivamente il vostro candidato ideale, perché anche l'aspetto fisico dovete pensare. È brutto dirlo? No, non è brutto, perché se io mi immagino di avere un dipendente in un determinato ruolo, che è un ruolo di rappresentanza al pubblico, lo immagino in un determinato modo. Se io devo avere un programmatore che sta lì dietro a un PC chiuso in una sala buia, lo penso in un altro modo, ma io visivamente me lo devo costruire, poi devo costruire le sue caratteristiche, le sue attitudini, le sue competenze, da lì devo creare il mio annuncio e da quell'annuncio devo far arrivare le persone giuste. Questo, ragazzi, fa sì che l'imprenditore risparmi un botto di tempo, un botto di rompicapi e, lasciatemelo dire, anche un botto di soldi, perché a parte che il tempo uguale soldi. Tempo uguale soldi per un imprenditore, ma a noi ci capitano anche persone che magari hanno dato tanti soldi a delle agenzie di ricerca del personale che alla fine non hanno fatto altro che una pesca a strascico e hanno portato la qualunque all'imprenditore. Quindi, oltre il danno, anche la beffa. Hai perso soldi, hai perso tempo. Quindi, questo è quanto. Bene. Ovviamente non è un protocollo che si sviluppa in una settimana, non è un lavoro che si fa in brevissimo tempo, anche se in alcuni casi lo facciamo molto velocemente, però è anche, diciamo, molto legato alla complessità della figura da ricercare e anche legato alla fase di inserimento, perché come vi dicevo, ricerca, selezione, ma anche poi inserimento, perché magari può capitare che una volta inserita la risorsa crei anche degli attriti, in quel caso si va a lavorare con la risorsa, però non dovete avere fretta, il personale merita attenzione, cura e pazienza, assolutamente pazienza. Bene, ottimo. Allora, grazie Paola. Passiamo alla fase 3, ok? Abbiamo trovato la persona giusta. Ovviamente aggiungo solo una cosa, a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, la differenza tra soft skills e hard skills, ok? Imparate qual è la differenza. Adesso, ripeto, ci sono mille cose che si potrebbero aprire, per ovvi motivi non le apriamo, però imparate la differenza e puntate
non voglio dire 70-30, 80-20, 60-40, ma almeno 50-50, ok? Facciamo così. Parimenti, fra le soft skills che riguardano la persona, ci sono fior fior di studi fatti da esperti, grossi esperti, istituti che si occupano di risorse umane, ampliamento di risorse umane, parliamo di università anche, ok, che hanno ampiamente dimostrato che nel prossimo futuro ciò che farà fare il salto di qualità alle aziende saranno le persone con forti soft skills, con soft skills ben delineate, ok? Quindi sempre di più si sta, grazie a Dio, puntando alla qualità delle persone, alla capacità che hanno le persone del problem solving, delle gestione di diverse cose fra quelle che vedete anche qui, ok? Quindi mi raccomando, puntate tantissimo alla qualità delle persone e non concentratevi soltanto sul fatto che sappia fare una cosa più che un'altra. Una competenza specifica si può migliorare, basta prendersi tempo, dargli la giusta, con la condizione giusta, ma un'attitudine umana è difficile magari a 30-40 anni si possa cambiare radicalmente, ok? Quindi fate molto attenzione a questo. Ok, terza chiave di un team building efficace ricade di nuovo su di voi, ricade sull'imprenditore, ovvero la leadership. Qua voglio fare una netta distinzione fra due concetti molto semplici ma determinanti ai quali tengo tantissimo. Perché anche qua si potrebbe fare un corso di 3 giorni, c'è cioè chi lo fa solo sulla leadership, ok? Riuscendo a dire nulla in 2 giorni, vabbè, questo lo lasciamo perdere. E la grossa, la grandissima, ok, differenza. Ok? E fa un leader è proprio qua. Adesso vi spiego questi concetti. Allora. Gli inglesi dicono lead by example, ok? Guida con l'esempio. Un leader deve ispirare gli altri anche quando è titolare d'azienda, assolutamente, perché la leadership è una posizione che va acquisita e meritata ed è riconosciuta e ha a che fare con questo concetto. Mentre invece 99-90%, la maggior parte degli imprenditori scambia la leadership per autorità. Io sono l'autorità. Allora, la differenza banale ma sostanziale è che l'autorità è una posizione che viene determinata dalla posizione sociale, dalla posizione lavorativa, dal grado, se parliamo, no, delle cose, e in questo caso anche dalla partita IVA o dall'SRL, dal fatto di essere amministratori, il titolare è l'autorità. Ovviamente io posso decidere se licenziarti oppure no, posso decidere tante cose su di te, ma non posso decidere di obbligarti a piacermi, a farmi piacere da te. Okay, o a farmi o a rendere rendermi ispirante rispetto alle persone che ai miei alle persone che seguono, le persone che sono all'interno del mio team. Quindi l'autorità dà solo il diritto magari ad eseguire un ordine, ma non a eseguirlo bene. Anzi, molto spesso è il contrario, perché quando il capo, il leader, il team leader, il manager ti sta sulle balle, ok? Più o meno consciamente glielo fai per dispetto, a farlo incazzare e a farlo apposta quella cosa, a farla male apposta. Ok? Quindi molto spesso l'autorità è più dannosa e tossica che efficace. Mentre invece l'autorevolezza è quella da quale dovrebbe riconoscersi il vero leader. L'autorevolezza viene riconosciuta nelle persone, quando io parlo, no, di leader gregari, quando io parlo di leader gregari, dico sempre, faccio l'esempio dei bambini, che okay? Un ragazzino di 9-10 anni lo vedi già se è leader o gregario in mezzo a un altro gruppo di persone, non ha bisogno di alzare la voce, non è il bullo il leader, il bullo è quello che vuole fare l'autoritario, fa una brutta fine tendenzialmente, no? Mentre il leader vero non ha bisogno di essere imposto, non ha bisogno di alzare la voce, non ha bisogno di menare qualcuno, non ha bisogno di sgomitare. È naturalmente riconosciuto come una persona da seguire.
Nei bambini possiamo prendere il giusto esempio, ok? Ed è la personalità, il carisma, il modo di comunicare in maniera naturale, il modo di accentrare anche, certo, c'è accentratori ridere, è inutile girarci intorno, ma non è una cosa sbagliata, ok? Se nell'accentrare ispiri gli altri, i gregari e li invogli, li inviti, li persuadi a fare le azioni giuste, non c'è niente di male in questo, nella leadership, ok? E il team leader, ok, colui che gestisce un team deve essere un leader autorevole, non un leader autoritario. Per fare questo, ritorniamo qua, deve essere il primo a seguire procedure. Oggi parlavo con un cliente che mi diceva: mio padre, io faccio le procedure, stiamo facendo le procedure, stiamo facendo tutto quanto. Mi dice: mi incazzo perché mio padre, che ha tirato sull'azienda, che sta sempre in mezzo, io faccio procedure dove dico che non si deve fumare all'interno del locale, ok? Oppure, che ne so, bisogna vestirsi in maniera adeguata, puliti, sempre, tutto il resto. Poi magari sta in cucina, esce perché va a salutare un amico in sala e c'ha la maglietta zozzata di sugo, ok? Quindi capisci che cozza con questo? Poi magari però cazzi al cameriere perché ha fatto una cosa sbagliata. Magari quello passa la testa e si sta zitta, ma dentro di sé cosa penserà? Ma tu sei un coglione, mi dice a me di fare una cosa se è il primo che non la fai. Ok? Quindi la leadership va esercitata attraverso il buon esempio. La leadership va esercitata attraverso il diventare la miglior guida possibile. Ok, va esercitata facendo per primo le cose in maniera giusta, sacrificandosi per primo, migliorando per primo, investendo per primo, studiando per primo. Mi è già capitato che ci sono degli imprenditori che vogliono, mi chiamano per fare formazione su di loro, ma dopo un quarto d'ora io mi rendo conto che la formazione dovrebbe fare lui o lei. Prima di tutto, perché c'è totale inadeguatezza nel ruolo di leader, è solo un'autorità perché c'aveva i soldi di papà e ha comprato l'azienda, detta come va detta. Ok? Quindi dovrebbe prima di tutto lei o lui investire per migliorare se stessa. E invece il mio team non mi segue. Fanno come gli pare. Come mi giro, sparlano di me. Okay? E quindi io cerco di riportarli prima possibile qua e farli crescere. Quindi il segreto vero, ok, alla base di un team di successo dopo questi, io l'ho messo in ordine di importanza, adesso infatti li troviamo nel 4, che ha a che fare molto con la leadership, ok, è proprio nell'essere un leader autorevole, nel ok, gli altri ti guardano, ti ammirano e vorrebbero essere come te. Ti ammiro per quello che fai. Porca miseria, sei il cuoco più bravo, sei il ristoratore più bravo, sei il titolare più bravo, sei quello che arriva per primo e va via per ultimo, non lo so, oppure sei lui al quale quando ti vedo parlare con i clienti dico cavolo. Mi ispiro a lui o a lei perché guarda come si rivolge nei confronti dei clienti, guarda come arriva vestito in maniera elegante o adeguata al ruolo, guarda come sta, come scrive, in qualunque posizione, in qualunque ambito. Il leader può essere d'esempio e di certo la distonia, ok? Fra un leader carismatico e autorevole e un dipendente che è totalmente distonico, cioè che va dalla parte opposta, non è infinita, nel senso che prima o poi il dipendente o si adegua o se ne va. E soprattutto se è circondato da altre persone che si stanno adeguando, mi spiego, ecco cosa rende un team, ecco l'ispirazione, il cambiamento, il potere del cambiamento dove avviene. Avviene nel fatto che quando una pecorella smarrita si trova all'interno di 4, 5, 7, 12, 14, 20 persone che seguono il leader, o anche due che seguono il leader e si ispirano ad un leader autorevole, carismatico, le opzioni sono sempre due: o si adeguano o se ne vanno. Naturalmente, la scoria, un corpo che funziona bene, elimina la scoria. Mi spiego?
Quando un corpo funziona bene, il nostro sistema immunitario funziona bene, la scoria viene eliminata da sé, spontaneamente, con le varie vari modi che abbiamo. Funziona così. I team sono esattamente come sistemi organici, come una mano, dico io, fatta di cellule, che è un tessuto fatto da tanti miliardi di cellule indipendenti fra loro, ma insieme fanno un tessuto, un organo, quello che sarà. Ok, passiamo alla quarta chiave. La quarta chiave è la comunicazione. La comunicazione è anche un pilastro del nostro metodo, crescita circolare, perché? Perché ovviamente un buon leader non può essere tale se non è capace a comunicare in maniera efficace. Ok? E aspettate, non è solo questo, non solo un buon leader, ma anche il resto del team, ma il leader cosa deve fare? Deve mettere in condizioni le persone di comunicare in maniera efficace. Quando lavoro all'interno dei team mi rendo conto che c'è una dispersione, una perdita di tempo, una dispersione di comunicazione assurda, ok? Cioè le persone perdono valangate di tempo durante il mese a spiegarsi, non avevo capito, mi devi ridire, riscrivimi 86 mail e 14 messaggi via WhatsApp e 7 Zoom, facciamo una Zoom, poi rifacciamo una Zoom, poi rifacciamo una call e poi rifacciamo una call. Quando passava una, ok, ne basterebbe una fatta bene da mandare agli altri magari, oppure fare le procedure in maniera giusta in modo che la famo finita, cioè lì è quello. Se semplicemente se è lavoro ripetitivo come il 95% dei lavori, ok, che ciclicamente si ripete, non c'è bisogno di fare, ok, quindi trovare canali, come ho scritto qua io. Allora, intanto uno ovviamente ascolto, ok? Questo è rivolto soprattutto al leader, naturalmente, ok? Quindi creare dei canali di comunicazione che vi permettano di ascoltare in maniera efficace il vostro personale. Ovviamente qui insito il potere di delega, se ne avete 5 di cose è facile, se ne avete 45 diventa un problema per parlare con tutti, ok? Quindi qua si torna di nuovo all'organizzazione, qua non c'è, ma lo trovate anche qui dentro, se non ce l'avete, più ricco del cimitero, scaricatelo e chiedetelo a Paola che ve lo manda il PDF, ok? Qui trovate come creare un organigramma, ok? Qui parliamo di nuovo, dico, c'è anche un accenno al team building, ma non così approfondito, però qua c'è come spiegato come organizzare un organigramma e creare una base, eccolo qua, vedete questo qui, come creare una base con il vostro dream team, che può essere fatto di 1, 2, 3, 5 persone massimo, per team fino a 100 persone, ok? Ai quali delegate l'ascolto. Dedicate una parte importante della vostra giornata a questo. Quando avrete dei team leader sotto, ok, a cui delegare questo, dovrete ascoltare loro, ok? E loro ascolteranno gli altri. È fondamentale un flusso di comunicazione continuo, ok, e bilaterale, cioè dall'alto al basso e dal basso all'alto, anche in maniera laterale fra i vari team leader. I team leader comunicano fra loro. Ok, se ne avete tre in linea, uno per ogni reparto, i team leader comunicano con voi, ma comunicano anche sotto, e sotto comunicano con loro, con i team leader, e creano tra l'altro un cuscinetto, un buco fra voi e loro, quindi non vedete sorbizio e tanta telefonata al giorno da chiunque, dalla signora delle pulizie a quello che viene a montare le lampadine, ok? Creano un cuscinetto di protezione. Quindi l'ascolto all'interno della vostra comunicazione è fondamentale. Ho scritto ascolto perché non è uguale a sentire o a parlare. Ascoltare vuol dire concedere del tempo prezioso e di qualità. L'altra cosa che ho scritto è proprio canali efficaci. Ok, canali efficaci vuol dire quello che vi ho detto prima, ve l'ho anticipato. Ok, cioè uno, due canali di comunicazione semplici. Ora abbiamo miliardi di app, c'è gente che usa quattro app e due server per comunicare in un team di 15 persone. Dico, cazzo, ma voi siete malati veramente, cioè avete voglia di morire. Cioè, fai un cavolo di gruppo WhatsApp per le comunicazioni senza coso, ok? Senza poter
commentare, inputti le comunicazioni e poi direi che cavolo ne so, puoi usare Sprello, ce ne sono mille, ok? Qualunque cosa, uno, due, semplici, banali, facili, dove tutti vedono, dove si può commentare, c'è anche Drive che permette di commentare, ci sono mille, ognuno usa il suo, non c'è quello migliore secondo me. Semplice però, che non complichi la vita. Okay? E che permetta a una persona di, tanto se voi fate bene questo e all'interno del mansionario, non ve l'ho scritto, io faccio scrivere sempre anche le, come si dice, Q&A, domande e risposte più frequenti, i problemi, non le domande e risposte, i problemi più frequenti che nascono l'azienda, che per l'80% delle volte si ripetono sempre. Okay? Non è che ogni giorno c'è un problema nuovo per tutto l'anno, ogni mese ci sono gli stessi problemi. Più o meno. Quindi quando io nel mansionario, nelle procedure, faccio scrivere le 10 problematiche principali con le risposte e i numeri da chiamare, avete finito. Qui avete finito se l'avete fatto bene. E quando continuano a funzionare questo canale, vuol dire che dovete lavorare su questo meglio. Non sto dicendo assurdità, funzionano così. Le organizzazioni funzionano bene, funzionano così, e quando le organizzazioni non funzionano, ve lo giuro al 100%, il problema sta qui dentro. Non ci sono solo 5 chiavi, ce ne sono 50. Io ho messo le 5 che sono presenti in tutte le aziende che vanno male, dove i team vanno male, e le aziende che vanno male hanno sicuramente qui che non, questo che non funziona. Quindi questo, lo diceva bene Paola, non si rende conto la gente di quanto determina il proprio fallimento, il proprio successo questo. Non si rende conto l'imprenditore, pensa ai fatturati, a fare la campagna di marketing, a cambiare il prodotto, innoviamo, mettiamo la virgoletta, cambiamo il logo, buttano via soldi che non sanno, quando invece dovrebbero curare questa cosa qui. Okay, fondamentale che abbiate un dipendente o cinque, un dipendente vi fa fallire, uno vi fa fallire e non vi rendete conto. Un cameriere vi toglie il 30% del fatturato, o ve lo toglie perché vi fa perdere i clienti, o ve lo toglie perché non vi vende a più 30 di fatturato. Mi spiego? Cioè, un dolce venduto oppure no, non è, sarà più 30, magari sarà più 10, se uno scontrino, ok? Però alla fine dell'anno fa due conti, va. Ok? Io faccio sempre alcuni esempi, perché noi li notiamo con Paolo quando andiamo in giro. Quando incontri i camerieri svegli, ti vendono una bottiglia di vino da 20 euro invece che una da 5. E tu, Marco, sai come l'hai comprata? Perché è stato bravo. Ti danno il dolce che non ti andava. A scontrino sono 20 euro in più, ma è un 25% sullo scontrino. E se con tutti i clienti fa così. Cioè, magari un'azienda non ce la fa, non ha liquidità perché gli mancano 100.000 euro che ha perso l'incapace di cameriere. Sto dicendo assurdità, ragazzi? Cioè, sto dicendo assurdità? Cioè, un'azienda fattura 400.000 euro, il 10% sono 40.000 euro, il 20% sono 80.000 euro. Perché non avete insegnato al vostro cameo, avete scelto male o non l'avete formato o i canali di comunicazione non sono giusti, sempre qui. Quindi quando la gente va a cercare i problemi delle aziende, l'età, qui dovete stare, 9,5 volte su 10. Poi si vede tutto il resto naturalmente, eh. Magari funziona male il marketing non sta portando, poi c'è tutte tante altre cose, ok? Ma qui i problemi stanno, ok? E chiudo. Ah, qua ce n'era un altro, aspetta, qual avevo messo? Canali? Vabbè, poi ovviamente nella comunicazione io ho messo gratificazione, ok? Però c'entra un po' anche con la gestione dei conflitti, gratificazione, quindi feedback. Che significa questo? Che il gregario, ne parlavo oggi con un cliente, che intanto ripeto, i problemi sono sempre quelli, no? Mi diceva, ma cavolo, se non glielo dici non lo fa. E io ho detto, e certo, è normale perché è un gregario. Sii fortunata che hai beccato un gregario in una posizione da gregario. Però se impari a dirglielo bene, fa anche il doppio. Bravissima. Il punto è quello che io ho detto, come gliel'hai detto? Ah, non gliel'ho detto così, diglielo così. E non solo, feedback. Hai fatto quello che ti avevo detto? O perché non lo hai fatto? Aspetta, no, come mai?
Cos'è successo? Perché non l'hai fatto? Cos'è che non riesco a farti capire io della grandezza, l'importanza di questa cosa? Vedete che tutto ricade a pioggia sulla vostra capacità. Se l'imprenditore inizia a prendere le proprie responsabilità, le aziende non muoiono. Ogni giorno, però. Questa è la cosa più difficile. Ok, quindi il feedback che vuol dire che quando ah, io ho fatto le procedure, non voglio sentire nemmeno più. Buonanotte. Ci deve essere sempre, non l'ho scritto, però perché ripeto, le cose sono talmente tante, o man mano che parlo, magari mi vengono in mente, no? Ci deve essere un protocollo di controllo, ok? Sulle azioni, sul mansionario, sulle procedure, se non da parte vostra, da parte di personale preposto. Controllo e verifica. Verifica e controllo. Assolutamente. Ma molti gregari lavorano meglio se sanno che qualcuno li controlla. Al 100%, non gli dà fastidio. Certo, poi c'è la dignità, l'educazione, la gratificazione, non cazziarli davanti agli altri, quello è un altro discorso. Cioè, se controlli e li svernici davanti agli altri, hai fatto un danno doppio, ok? Se tu invece li gratifichi davanti agli altri e magari se vedi che fanno una cazzata, te la segni, te lo prendi da parte con il sorriso e glielo fai notare con il sorriso, senza sfogare le proprie frustrazioni sulle altre persone, ok? Hai ottenuto un doppio risultato, la fiducia e il rispetto e l'autorevolezza. Ok? Io dico sempre, gratificare ad alta voce, cazziare a bassa voce. Non al contrario. Noi gratifichiamo la pacca sulla spalla e cazziamo urlando come il drago di Komodo, in modo che sentano tutti, così capiscono chi comanda. Non sto dicendo assurdità, ma avviene spessissimo questa cosa. Ok? Ultimo pilastro, chiave, ultima chiave, la gestione dei conflitti. La gestione dei conflitti rientra in una delle principali attitudini del leader e soprattutto delle relazioni, della gestione delle relazioni. Ok? Quando imparate ad essere bravi gestori di conflitti, non solo diventate bravi leader, ma diventate anche persone che vivono meglio. Perché io ho scritto gestione dei conflitti, non abolizione o distruzione o evitare i conflitti. Non esiste evitare i conflitti, perché laddove ci sono più litighiamo anche con noi stessi, figuriamoci se non litighiamo con qualcun altro. Laddove ci sono più di una persona, cioè due, nascono i conflitti. Se li inseriamo in contesti lavorativi dove ci sono differenti interessi, differenti personalità che si incrociano e in momenti anche di concitazione fisica e mentale, cioè sotto sforzo nella performance, ecco che nascono i conflitti, ok? E qui ecco perché l'ho messa al centro e per ultimo qui in mezzo, perché qua vi giocate tutto, ok? Perché il bravo leader, il bravo comunicatore, colui che è bravo, non è colui che vuole aver ragione a tutti i costi in quel momento perché vuole far dimostrare la propria cosa, ma è uno che è capace a disinnescare. Disinnescare non vuol dire per forza sì, hai ragione. E passare da coglioni. Chi vuole passare da coglione? Nessuno. Ok? Non è quello, è non in questo momento. Possiamo parlarne dopo, adesso concentriamoci. È violentarsi a fare un sorriso quando vorremmo dare una randellata fra capo e collo. Ok? Quello vuol dire essere bravi a disinnescare. Perché come immagino saprete, non voglio entrare troppo nel life, ma questo è puro life, anche se, ripeto, c'entra tantissimo con la leadership, con la comunicazione in azienda. Quando
quando nel momento dell'emozione forte, ok, nel momento del picco emotivo, quello è il momento migliore per stare zitti, perché in un picco o nell'altro, anche in quelli positivi, no? Magari si sborona, si dicono cose che magari non è voluto fare, però nel picco emotivo negativo è rischiosissimo. Boh, lasciamo perdere relazioni umane, di coppia, con i familiari, che uno se la può sempre gestire, nel senso quando uno si vuole bene. Anche se si manda a funk dopo a tappa, ok? Una volta litighiamo, una volta no, ok? Le relazioni familiari, perché una mamma, una compagna, un compagno, un marito, una moglie è anche disposto nei limiti dell'umano a sopportare le nostre lucubrazioni mentali quando siamo incazzati, ci sta, ok? Nei rapporti di lavoro, anche se abbiamo una posizione di autorità, le persone non sono eternamente disposte a subire i vostri scleri e i vostri improperi solo perché mi hai fatto incazzato o esagerato. Ok? Che significa questo? Significa che se voi date in pasto il vostro sclero, la vostra rabbia, la cattiva gestione della vostra rabbia ai vostri dipendenti solo perché alzo la voce e così mi capiscono, state certi al 100% che uno non ottenete niente, perché tra l'altro la scienza della performance, non è che lo dico io, dice che chi lavora, quindi chi va in performance nelle emozioni positive, ok, negli stati d'animo positivi, quindi entusiasmo, voglia di fare, gioia, felicità, serenità, sicurezza, fiducia. Ok, questo non è una cosa filosofica, scienza della performance, ok? Quindi chi lavora, chi va in performance con questi stati d'animo è il 150% più performante. Non stiamo parlando, ripeto, di cose strane, parliamo di chimica, biologia. Il nostro corpo reagisce meglio quando abbiamo un atteggiamento gioioso, di fiducia, ok? Di calma, di entusiasmo, di adrenalina. Chi lavora con la paura non è soltanto il fatto che rischi di sbagliare di più, ok? Ma proprio il suo corpo, la sua chimica, la sua biologia reagisce in maniera diversa ed ha una performance più bassa. Quindi il furbone che dice io bastone e carota, bastonate, mi faccio sentire io, non ha capito una sega. Quella lì che si usa per tagliare i cosi in montagna da Matteo, ok, per fare il fuoco, non ha capito nulla di come si gestiscono i conflitti. E torniamo qui. Io agisco da unità, io sono il capo. Questi, sapete che cosa succede nell'azienda? È così? Due parole. Turn over. Turn over. La gente fa 6 mesi, appena trova uno meglio, se ne scappa. Fa 3 mesi, se ne scappa. Fa un anno, con l'ulcera, se ne scappa. Ok? E il 90% dei team che lavorano così, cioè no, il 90% dei team fanno turnover. Poi c'è quello zoccolo duro di gente che ha le spalle larghe così e un fegato così che supporta e continua avanti perché non ha il coraggio di saltare. Ok? Quindi ragazzi, la gestione dei conflitti, nella gestione dei conflitti rientra una delle più grandi capacità di un leader nella gestione dei conflitti e delle relazioni, saper disinnescare, saper aspettare, saper resistere a non voler voler la propria ragione adesso, ok? Non prendere decisioni nel picco emotivo, ok? Accettare la fallibilità degli altri. Non parametrare, questa è una cosa importantissima nella gestione dei conflitti del team leader. Non parametrare se stessi o al contrario, i propri dipendenti con se stessi. Ricordatevi sempre questo.
Se una persona a 40 anni, 45, sceglie scientemente, coscientemente di fare il dipendente, è una persona intelligente, laureata, che ha studiato con delle capacità, bravissimo e tutto il resto, preciso, tutto quanto, ma sceglie coscientemente di fare il dipendente perché vuole lo stipendiuccio, anche lo stipendione, se ne fotte, non è leader. Quindi non pretendiate, non pretendete, anzi, ok, che diventi leader. E quindi e prenditi una cavolo di responsabilità. E cavolo, ti faccio responsabile del negozio. Quando sentono responsabile, boom, gli parte una fistola, perché dice, cazzo, ho finito di vivere, cara, tranquillo. Io, quando ero nell'arma, con 5 anni di servizio, 6 anni di servizio, ok? Quando ero di pattuglia fuori come autista e quindi avevo il capo servizio che era nominato autorità per il suo grado, ma non era leader, mentre io sì, perché la mia attitudine è sempre stata quella, ok? Nei momenti concitati. Ma non perché io ero chissà chi, è proprio per l'attitudine, ripeto, non perché ero più bravo, più figo, più intelligente, più. Lui aveva molta più esperienza, magari, però nel momento in cui si doveva prendere una decisione veloce, sapete cosa faceva il collega? Si girava verso me, Nicolò, che facciamo? Perché, anche se nella sua testa c'era, non aveva l'attitudine di prendere la decisione. E questo capita in tutti i contesti, non è perché ripeto, ero io bravo e lui no. Magari tecnicamente, anzi, senza magari, era molto più bravo di me, aveva molta più esperienza di me, ci mancherebbe, ok? Ma nel momento in cui, oppure tu lo vedevi e gli dicevo, cazzo, ma andiamo lì, ho visto un movimento strano, no? No, perché il foglio di servizio dice che dobbiamo stare qui. Ma porca miseria, ma se io ti ho detto che c'è un movimento lì, a famo senso di là, no, no, dobbiamo passare da questa strada. Fine. Mentre io viaggiavo con la mente, guardavo avanti, ma con gli occhi, quelli che c'avevo di qua, guardavo de destra a sinistra, vedevo un movimento, io facevo girare, cazzo. Ho visto una cosa, andiamo a vedere, no? No! Perché il foglio di servizio c'è scritto dobbiamo stare qui. Non è stupidità. È per farvi capire che quando ci avete un gregario bravo, trattatelo da gregario bravo, gratificatelo, fatelo crescere nel suo ambito, compiti precisi, periodo di rotazione. Quindi nei conflitti non vi incazzate se non si prende responsabilità, prendete coscienza del fatto che è un mero esecutore. E difficilissimo, se non quasi impossibile, io non voglio mai essere integralista nelle cose che dico perché non ho la verità assoluta in tasca, ok? Ma solo è tanta esperienza. Questi due ruoli, come diceva Paola, si invertono. E quando succede, perché succede, ok? La gente si ammala, la gente va fuori di testa, si esaurisce, si licenzia. Ok? Io e Paola abbiamo gestito dei team molto grandi qualche anno fa, di persone. Ok? In un'attività che facevamo insieme, centinaia di persone gestivamo. Ok? La parola gestire è brutta, però insomma, per capire, no? Diciamo che abbiamo fatto una bella gavetta. Avevamo una bella gavetta come team leader, eravamo sotto tante persone. Ok? Noi abbiamo bruciato, letteralmente bruciato, delle persone valide, che erano brave a fare questo lavoro, noi, vedendole brave, diciamo, cazzo, aiutaci, no? Noi due, che siamo due leader naturali, con una personalità che bisogna aprire finestre, che è strabordante, un gregario lo si mette vicino a noi e non gli dà, e quelli sapevano cosa dovevano fare la mattina, tu, 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 erano mostruose, mostruose, ma non erano leader, erano gregari. E noi abbiamo forzato il quadrato nel tondo e le abbiamo spezzate. Da un giorno all'altro io smetto. Delusione umana. Come cazzo smetti? Ma stai fuori? Come smetti? Perché siamo colpa nostra, responsabilità nostra al 100%. Non l'ho capito negli anni, ma sull'esperienza. Persone eccezionali nell'eseguire
E mi incazzavo a litigare, ma porca miseria, come invece di dire grazie che mi dai spazio, invece di dire ah, non sei un accentatore, perché noi siamo leader, ma non siamo un accentatore, nel senso che io sono una persona che mi fa il co-leader, come sono felice, ok? Invece di dirmi grazie, cioè va in crisi, vallo a capire, non avevamo capito questa cosa, poi l'abbiamo capita, porca miseria, quante ne abbiamo bruciate. Quindi non vi incazzate, non parametrate mai la vostra condizione di leader che vi ha portato a aprire una partita IVA, a infilarvi in una selva oscura, aprire una SRL, a scegliere coscientemente le difficoltà che porta aprire un'azienda, perché siete leader innati, nel 99% dei casi, con una persona che ha scelto coscientemente di essere pagata a stipendio. E vuole fare quello, se ne frega. Pochi ma buoni e sicuri. Stipendio? Poco ma buono, non mi interessa. Il lavoro, so quello che devo fare, arrivo alle 9, poi alle 5, punto, ciao. Mi dici, mi fai trovare quello che devo fare, lo faccio benissimo, ma ciao. Quindi mi raccomando, ragazzi, ok? Bene, io ho finito. Vi ho detto tante cose, e questo è un quadro che io mi appenderei a casa se fossi voi, perché lavorando su questi aspetti si diventa bravi leader e i nostri team diventano ottimi team e le aziende crescono in maniera sana. Ora, se qualcuno vuole fare qualche domanda, io sono felice, altrimenti sono felice lo stesso. No? Nessuno? Nessuno vuole fare domande? Va bene. Matteo, ho visto che parlava, non so se voleva fare una domanda, o però dovresti riattivare l'audio. Ok, ci sentiamo? Sì. Eccomi. No, io dico, sicuramente hai centrato i 5 punti fondamentali su quello che è l'analisi di piccole realtà. Qual è la mia? Cioè, sicuramente sei stato molto incisivo e ti do, se faccio un'analisi di ogni singolo punto, soprattutto sull'ultimo, ti do parecchia ragione. Volevo solo dirti Grazie. questo perché è un punto veramente che se faccio un'analisi di me stesso è molto faticoso quello che tu hai, cioè mettere in atto quello che hai detto nel quinto punto. Mi rendo conto, assolutamente sono in linea con te. Non sono pulsanti che si accendono e si spengono, però io dico sempre che noi imprenditori veniamo pagati, tra virgolette, per il valore che esprimiamo, no? Non solo sul mercato, ma anche come persone, ok? Quindi il più grande investimento che possiamo fare per la nostra azienda è l'investimento su noi stessi. Noi italiani facciamo tanta fatica a capirla sta cosa, ma tanta fatica a capirla. Mentre in altre culture, ahimè, purtroppo, perché io comunque sono nazionalista, sta cosa l'hanno capita e ci investono tantissimo. Basta guardare le culture orientali. Quello che fanno gli investitori, qua se tu sei un imprenditore, Matteo, ti dico una cavolata, ok? Non lo dico a tutti. Se tu sei un imprenditore, alla maggior parte gli imprenditori gli dici: puoi venire a fare un weekend dove vi faccio fare meditazione, respiro, lavoro sui conflitti, queste cose qua. Ti risponde così: che so, ste cazzate, portami a fare un weekend dove posso fatturare di più, capito? Perché la nostra società è. No, La nostra società, cioè, non capisce che se lui diventa una persona migliore, diventa un imprenditore migliore, attira persone migliori e fattura di più. Cioè, non è che ci vuole il genio per capirlo, ok? Per farti capire la mentalità che c'è, la nostra mentalità un po' arcaica, antica e ancora un po' troglodita, diciamo così, di imprenditore. Molti l'hanno capito, cioè, noi dalla nostra parte stiamo facendo tanta fatica. Nel senso, tanto impegno a trasmettere che all'interno di un'azienda ci sono le persone e che dobbiamo puntare su quelle, prima su di noi e poi sugli altri. Se vogliamo
creare aziende sane che crescano, che portano tanto benessere agli altri e a noi stessi, naturalmente, per non diventare il più ricco del cimitero. Esatto. Grazie Allora, comunque. Grazie a te, grazie Matteo. E poi scusami, anche nelle grandi realtà, non solo nelle piccole, anche quelle grandi, le multinazionali, gli stessi identici solo problemi. tutto più amplificato, ma i problemi sono gli stessi, cambia la dimensione, non il contenuto. Guarda, identici, identici problemi, identici, incredibile, ma è così. Va Allora, bene. io Nico, adesso chiudiamo questa call, è durata un po' più del previsto, ma credo che sia stata Vabbè. interessante, quindi io dico sempre Un'ora e un che quando quarto, c'è il dai, ci sta. contenuto, il tempo è giusto dedicarlo. Intanto io vi renderò disponibile la registrazione a questo punto, credo domattina, ve la posto nel gruppo. Una cosa, ho visto diverse persone che sono già nel gruppo e anche qualcuno che è presente qui stasera che ha già fatto l'analisi gratuita con me. Chi non l'ha ancora fatto, lo dico anche a chi è in Zoom o chi magari l'ascolterà dopo. Ragazzi, penso che qualcuno qui possa testimoniare che non è una call di vendita della qualunque. Non stiamo lì a vendere enciclopedie o roba del genere. È veramente un'analisi per capire in maniera più concreta, più mirata, quali sono le reali criticità di un business. Perché Io molto la spesso. cazio perché dà troppo Paola nella cosa, dico, tu la devi smettere di Ma. fare la Oggi, consulenza. posso dirlo che è qui presente la persona che l'ha fatta con me oggi, doveva durare mezz'ora, è durata 45 minuti, anzi forse anche qualcosina in più, ma non importa perché io dico sempre che dare valore è sempre un qualcosa che ti torna indietro con valore. Io do Assolutamente. valore durante le mie analisi perché dall'altra parte trovo valore. Ecco perché magari ci metto più tempo. È chiaro che se dall'altra parte trovo un muro di gomma o vedo che c'è una persona che non è capace di apprezzare quello che sta ricevendo, io taglio la Taglio parte. corto. Ma non perché non posso vendere, attenzione, perché non mi arricchisce come persona, come imprenditrice, non arricchisce la mia esperienza. Quindi chiunque voglia farla, noi siamo a disposizione. L'unica cosa che dico è che essendo una cosa, tra virgolette, gratuita, io non ne posso fare tante ogni mese per una questione di produttività. Penso che chiunque di voi che è un imprenditore può capire il mio discorso, quindi mi assesto sulle 5-6 al mese, non di più. Credo che nel mese di maggio ci sia ancora qualche posticino, potete scriverci e Sara vi darà modo di poter fare la prenotazione. Ottimo. Quindi vi aspetto, vi Grazie ragazzi a lascio chi è la stato con call. noi, grazie a chi la vedrà in Grazie differita. Un a voi. abbraccio, Saremo buon lavoro, buon aggiornati. business. Vi terremo aggiornati sui prossimi appuntamenti che ci Ah, saranno con yes. queste persone. Grazie a tutti, un Grazie, buona abbraccio, buona giornata. serata. Ciao. Ciao, ciao, una buona Ciao. serata.